cazzo è? Ma restate qui con sto ciuffo, no? No! Restate qui con sto ciuffo, non è sciacqua di coi! Ma sto c'ho il saggio, no! Ma no! Ma io c'ho il saggio, no! No! Ma buongiorno! Ma qua è buongiorno, buongiorno a te! No, ma perché o no? No, era buongiorno! Vattene! No, ma è possibile che sei così stronzo? Ma perché? Ma io sto sul letto, mi vengo con quel ciuffo là suonato qui. Ma c'ho il saggio, me devo preparare. Ma che saggio, questo prepari. Me devo preparare? Hai sentito che? Fermati! Ma dove andare? Dimmi dove andare, dillo tu. Ma che una bella sorta. E dopo cosa fa? Dove andare? E dopo vedi che quando ci stai qualcosa fa. E dopo cosa fa? Ah, te lo do io. Scusa, si deve andare con una bella sorca perché dopo c'ho da fa che io ho suonato il ciuffolo e non andava bene. Dopo che io ho suonato il ciuffolo e sono andato con una bella sorca, dove andà? Ah, fanculo! Oh, finalmente si inizia con la marcia giusta. E adesso parte la ginnastica con nonna Maria, risveglio muscolare, vai! Così. Ci siamo, sulle mano, giù le mano, sulle mano, io vi amo, yeah! Vai! No, ruota, dietro, sinistra, destra, destro, sinistro, antipasto misto, ok, ci sei, vai nonna Maria, vai, giro su te stessa, girati, sculetta, come le occhette degli Aristogatti, vai, guenalina bla bla, ok, ci sei, oh yeah, vai che parte adesso, vai, molleggia e poi spalleggia, poi molleggia. Grande nonna Mari, così si fa. Batti il 5. 5. Pugno. Dito su. Ok. Grande. Vai. E non mi ricordo come si chiama. Come no? È Ave Maria Penegrappa. Ha rischiato grosso. Vai. Va via. Oh, va bene così? Madonna santa. Eccola, chi te li mette sempre grazie, i calzetti? Grazie. Buono, bello. Grazie. Veramente bello. Oggi pasta in bianco, se no mi arrabbio, che devo stare a dietro, va bene, ok? Va bene. Già stavo a fare i programmi, i sughi, le robe. Oggi detox. Va bene. Ok, buono. Oggi detox. No! Oh! Nonno! Le spannate, Lolli? Oh! Che? Sto cazzo! Ina, facciamo un bel sound check. Vediamo un po'. Dai, buone, che stamattina ci siamo sulle mani, io vi amo! Oh! Yeah. Ina, finito il body tech, adesso massaggino, ecco qua Andri. Grande Fede! Chiedete a lui che cos'è il body tech. Operazione super seria. Tramutare l'olio. Che stai a fare o no? Fede di porca! Ma, no. Ah, ma che stai a fare? Sto quello che vede! Ah, mi stai muovendo scemo lì! Ah, ma che ridi tu? E io ti qui da metto a piangere! Sto per una cosa così! Cascalo in per terra, fa un casino! Ma che stai a fare? Mi stai muovendo i bracci? Ma ti trema? No! Attenzione, andiamo subito al VAR. Va via. Vediamo. Attenzione. Si è fermato, secondo il VAR, si è fermato. Però era punire almeno... Giallo, alla prossima va fuori, Basta che te sciacqui, dico io. No, reazione Fisca no. Fisca da già a Milano, va che prima ve ne siete meglio è. No. Sì, no. Oh. Oggi è la settimana del... Vaffanculo! Acquista un prodotto su www.carlettolife.com e riceverai un video saluto. Il nonno dice...
Vaffanculo! Come? Vaffanculo! Come? Ma te la vappi anculo! No! Ah. Fate swipe up! Tattarada! www.galletlife.com. Ma questi bocconotti ribocconati con tutta questa carne macinata e sugo sugato, che dieta è? È quella che mi puoi cazzo mie. E poi? Che mi rompi i coglioni che è giusto in poche. E sto zitto. È in poco o no? Guarda, ma saranno tre etti. Ma che dieta è? Oh. Sarò un 40 grammi. Sì. Ne sta scasando. Beh, non si vuol far vedere che scasa, ma perché? Se fa il traslato. Ma vedi che mi perde pappa? No! Va bene. Ah, magniamo sta fotografa qualche maglia. Cioè quello per. Fermete! Ma perché? Beh, oddio, scalzo! No! Allora sto bene! Ma perché? Perché non la piega! Ma che cambia? No, cambia, cambia! Che quando state trovo il capo. Ma poi perché scalzo? Fermi che te do un calcio di coglioza. No, vabbè, quelli no, quelli no. Tutto meno che quelli, ok? Beh, basta che te levi di coglioni. Dai. O no? Come sei messa sotto? Sta fermo, là. Ma come sei messa sotto? Ma io sono venuto qui per stamparti. Viene a rompi coglione. Ma io volevo solo toccare. Ah! Nonna Maria, che hai messo? Mamma mia, street. Fa così, nonna Maria. Fa così. Vai. Facce. Ma chi? Vai, grande nonna Maria, vai. Stai al top. Fa vedere che stai a legge. Ambe, letture se. Questo potrebbe diventare Lido Faustino, eh? Sì. Eh? Sì. Che potrebbe diventare? Oh. Il Livio. Il? Che stai a guardare? Guardo la gru. La gru? Ma tu i cazzi tuoi te li fai mai? Io me le fo sempre. No, si sempre guarda i cazzi degli altri. Ma io guardo la gru, ma mica dico niente a nessun colpettevole io. Oh no? Ma se infuoca la serranda. E che succede? Mi batto sotto il collo e mi scotta. Mi scotta il collo? E beh. Mettila così, no? Ferma. Dalla parte degli animali io vi terrò compagnia per una meravigliosa domenica mattina insieme in cui vi parleremo d'amore e vi parleremo di loro. E tu stai miagolando perché stai dicendo ai nostri. Ma intanto perché amiamo molto gli animali e ci sentiamo soli. Jerry aveva 3 mesi, ora ne ha 8, e la cosa più bella di lui. Dormimo! Sto sciacco di coglione! Ma quel cazzo! Ma sta... No! Ma che sciacco di ma stai a dormire o no? Ma che cazzo mi? È Natale, sei Natale! Scappa, scappa, va! Scappa, non ci sta roba! Dite no, ma uno può guidare a mezzo centimetro dallo sterzo, cioè... Muova con la testa dentro il cofano, eccola! Eh? Di sempre qui! Allora, fammelo più, allora! Ma non mi sta bene. A forza di tirarlo su e stai più sicuro. Prima o poi mi si stacca la giro a Q, sicuro. Vabbè, la porto io, no? Sì. Cosa fanno i fashion block? Questo è il mio modo per mettere insieme le idee. I disegnini, ecco. Bravo, dai, colore quadratini, dai. Bravo. Adesso i triangolini e poi i tondi. Bravo. Croce. Fai il croce. Oh no! Che stai a fare? A me, tanto cercavo. Perché? A me vieni con me, vieni a vedere le scalette che fa. Sì, le scalette. Vieni a vedere. Ma dai, là. Fare in campo. Pare. Ma guarda tutto lì. Fare in campo lavoro. Che è? Che ma tu ci si taglia? Ma una gara maglia. La ma... Io a vedere lo sprecato qui. Mi fa sta male. Ma perché? Che questa è la passione mia, il prosciutto mi è sempre piaciuto. E io voglio tagliare tutto sorche. Mi pare in campo lavorato! Ah. No, mi preoccupo, che la sto facendo! Fermate! Guarda, diamo il durello! Fermate, durello! Guarda bello! Vedi che io faccio... E così va, scusi se fa... Ma... Stavo! Stavo! Vattene! Fermate! Porca no! Maniera, vattene!
Ma perché? Ho fatto il durello! Sì. Che stai a fa? Fermati Dio! Servembero stronzo! Ah! Ma che stai a fa? Non ho capito! Quando fai cucini c'è un curtetto e del dondo la trippa! No! Sì, sì! Sì, quando posti lavoro, io sì! La tramuta è importante! Ma me fa molte cane, stupido! Ma oggi in costa devo accusare l'olio! Mi fai cascare l'olio per terra! Ma ti trema il braccio! Mi trema il cazzo! No! Ah. Mannaggia, ma che stai scrivendo? Ma che stai scrivendo? Che stai scrivendo? Che stai scrivendo? Ma questo è scemo! Che ha fatto? Ma come capo? Mi sta rubando i coglioni? Come sta fatto? Ma quando non fa una cosa, lascialo perdere, no? Ma manca... Non com'è che ti scrivo nella maglietta? Tu se ti addormenti poi se ti scrivo io. A me? Occhio perché... Occhio amico mio! Guarda come ride! Doppia zampata! Cioè tipo una sforbiciata alla Neymar fatto. Ma chi sei io, buono, eh? Maradona, Cristiano Romantico? Maradona! Che stai fa? Da figlio. Che stai fa? Una sega! E dopo? Dovresti? E dopo? Dopo? E dopo godo. Eh? Che fai dopo? Godo. Godi come il riccio appena nato. Mannaggia! Però ride, e il bello che è questo, che lui ride, è felice di essere un po' indispettito, di fare un po' dispettini. Smettala! Guarda come ride, è felice. No, rido perché sono perché sei scemo. Ma perché sei scemo? È felice perché ride, perché gli faccio tutti i giochini belli. No, perché lui tramuta il vino, gli dà gusto, tramuta il vino, tramuta l'olio, tramuta l'olio. Io gli faccio così col capello, un tricchettino. Ma lui mi dà una zampatina, ma mentre tramuta il vino c'è anche l'olio che da tramutare. Gli tocco una cucina, poi gli fa tocco un po' il sottoparo. E guarda come ride, eh! No, ha guardato di lì! Ha guardato lì! L'abbiamo visto! Ha guardato lì! Nonna Maria! La fedele di te cariche di cose sue, eh! Ma che stai fa? Che stai fa? Oh! Che stai fa? Apri gli occhi! Che stai fa? Eh? Aia! Oh, dimmi che stai fa! Dimmi che stai fa! Oh! Oh! La tovaglia. C'hai ragione, come mai gli urli da nonna? Questo è come. Va via! Questo di. Va via! Madonna mia! Senti che tri... Senti. Madonna mia, signor, dammi quel bacio. Senti. Siete persi le storie di domenica e dei giorni passati, non preoccupatevi. Andate su YouTube e le ritrovate tutte sul mio canale, eccolo qua, fate swipe. Noi siamo già in contatto con l'ente poste, poi c'è anche la struttura dell'informatica che sta lavorando. Avanti il letto, vieni con me col pigiama già pisciato. Vieni con me. E vieni con me col pigiamino. Guarda, ti piace sto pigiama? Sto pigiama è fandato. No! Guarda, il pigiama già pisciato. Questo lo devi mettere solo se hai già fatto la piscia. Perché se ti scappa la piscia durante la notte non riesci perché vedi? Quindi tu devi andare già pisciato a letto. Hai capito? E vabbè, piscia io. Tanto non ne voglio. Provalo, dopo. Il pigiama già pisciato. Che tu praticamente quando vai a dormire devi aver già pisciato, perché sennò non riesci a slacciare i bottoni. Praticamente te di chi quel che te fa? Te lascia qua di coglioni. E poi va a dormire. Dopo, e non mi rompi i coglioni. E dopo? E vaffanculo. Pennello. Mannaggia la Maria. Ma un pennello che è? Nonna Maria. Il pennello, quanto è bello. Vattene! Il pennello. Ma dai quello a fare? Fa il pennello. Ma il pennello, dalle da una bella fica. Va fica, va fica, va fica, va fica, va fica. Va fica! E levati di coglione! Ci siamo, stiamo per andare a dormire. Vi volevo ringraziare per tutti i messaggi che mi mandate. Ogni tanto ve lo ricordo perché non è scontato, eh. Cioè, io veramente ci tengo a dirvelo spesso,
perché per me siete speciali, quindi non lascio nulla al caso. E veramente vi voglio bene, il vostro capitano vi manda un abbraccio virtuale. Se non ci fosse sta pandemia, mi sarebbe piaciuto organizzare qualcosa per incontrarci, perché ci tengo moltissimo. E quindi siamo sempre di più e sono strafelice. Domani sono fiero e orgoglioso di essere ospite all'Accademia Intrecci, vicino Orvieto. E niente, poi nonno ha spoilerato che nel weekend sarò a Milano, cioè giovedì, venerdì, sabato rientrerò, sabato sera, domenica, non lo so, devo vedere quanti impegni ci saranno, anche perché ogni volta che vado c'è sempre abbastanza da fare. E niente, per il resto, raga, buonanotte, ricordiamoci che mercoledì è il compleanno di nonna Maria, ho organizzato una sorpresa molto 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 speciale, spero che tutto vada al meglio e continuate a fare le storie con sta pieno dormimo tutti i nostri tormentoni. Grazie mille, voglio bene, ciao, buonanotte, pigiama già pisciato, oh yeah.